All'Aquila una 5 giorni ricca di eventi per il Festival delle Città del Medioevo Rinascite, realizzato grazie a Comune Università con diversi patrocini. Tanti gli appuntamenti nel programma che si concluderà domenica: lezioni di storia, momenti di approfondimento scientifico alla presenza degli storici del Medioevo più importanti, serate d'autore, ma anche una fiera del libro, laboratori, antichi mestieri, arcieri, sbandieratori, studio degli abiti, mercato delle spezie e camminate alla scoperta della città. Per il rettore Edoardo Alesse si punta a farlo diventare un evento stabile. È il giusto mix che può avere successo, nel senso che insieme alla ricerca, al racconto della storia nella maniera più rigorosa possibile, faremo dei momenti di divulgazione e di intrattenimento che soddisferanno tutte le esigenze, diciamo, oltre a quelle degli addetti al settore dello studio del Medioevo. È un'idea che è nata un po' di tempo fa, circa un anno fa, sulla quale abbiamo lavorato intensamente, quindi ringrazio i miei professori che si sono messi a disposizione con la loro esperienza per realizzare questo evento, nonché il Comune dell'Aquila che insieme a noi ha condiviso, diciamo, l'iniziativa per arrivare, diciamo, al risultato che oggi potremmo iniziare a verificare. Sono sicuro che sarà un evento di peso, un evento rilevante che spero possa nel tempo consolidarsi e rappresentare, così come altri, un momento identitario anticipato della nostra attività culturale che apre oggi con l'arrivo dell'estate, diciamo, la stagione bella, e si chiuderà a fine settembre con lo Street Science in cui faremo le somme, diciamo, e tireremo le somme di quanto siamo riusciti a fare durante questo periodo. Tra i presenti nella prima giornata il professor Franco Cardini, uno dei massimi storici di Medioevo di rilievo internazionale. L'Aquila è stato un polo economico importante nel passato, può trarre però dalla sua identità ed eventi come questo un'ulteriore occasione per attrarre turismo di qualità. I cataclismi in fondo qualche volta fanno bene alle società come fanno bene agli individui. Da una grossa sfortuna, da una malattia, da un grave evento personale, spesso si soccombe, non ci si fa resistere, ma spesso si riesce rinnovati. Quindi il paese si inginocchia, ma rinasce immediatamente appena le condizioni di difficoltà sono passate. E questa è una caratteristica molto tipica degli aquilani, forse perché è vero che hanno anche la testa dura, ecco. Ma questa è una loro caratteristica che a mio avviso è positiva.